Buon pomeriggio agli ascoltatori e scusateci per il ritardo di questi minuti. Scusateci davvero, abbiamo diciamo, una diretta importante con Carlo Cottarelli, che è il direttore osservatorio dei conti pubblici italiani, insieme che di in dialogo con il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Faccio una breve premessa, ringraziando Carlo Cottarelli di essere tra noi. Il 23 aprile scorso la cancelliera tedesca Angela Merkel fa un discorso al Bundestag che resterà memorabile. Lei dice: "Signor Presidente, cari colleghi, per noi in Germania riconoscerci nell'Europa unita fa parte della ragione di Stato. Non è materia per i discorsi della domenica, ma è un fatto del tutto pratico. Siamo una comunità del destino." Soprattutto a vantaggio di chi ci ascolta, sottolineerei proprio la portata storica di questa proposta, no? Della proposta franco-tedesca di un fondo per la ripresa da 500 miliardi di euro. E il motivo è presto detto. La proposta si basa sul debito comune europeo e prevede trasferimenti diretti, non prestiti, dai paesi del nord ai paesi del sud Europa. Chi ci aveva sempre creduto è stato Emmanuel Macron, che, come spiega il quotidiano francese liberale L'Opinion, è riuscita a convincere Merkel a fare accettare ai tedeschi la mutualizzazione di un debito europeo. E sarebbe la prima volta che l'Europa si indebita per trasferire risorse ai suoi stati membri. Quindi l'iniziativa di Francia e Germania, che sono i due paesi, lo ricordo di nuovo per chi ci ascolta, più importanti del continente sul piano politico ed economico, ha un peso enorme nella bilancia dei rapporti tra gli Stati membri. Un passo decisivo per l'Europa verso una solidarietà di bilancio, una politica sanitaria meglio coordinata e una sovranità meglio condivisa. Lascio la parola subito a Benedetto, che farà un'introduzione più politica, lasciando in sospeso però due temi, uno di carattere più tecnico, anche rivolto a Carlo Cottarelli. Se la proposta Merkel-Macron dovesse essere fatta propria dalla Commissione europea alla fine di maggio, no? Il 27 maggio, sarebbe tutto in discesa il percorso verso le decisioni finali sul recovery fund? Certo, forse in discesa no, ma la salita non avrebbe più le pendenze di un tempo. E però chiedo a Carlo Cottarelli, passando a livello intergovernativo, in seno al Consiglio europeo, con i paesi nordici a fare da scudo, potrebbero esserci dei seri problemi. Quindi come se ne esce? Secondo lei ci sono spazi di accordi? Il secondo tema è un'obiezione più di tipo politico e riguarda la credibilità dell'Italia. Quale credibilità ha l'Italia a sostegno dell'accordo franco-tedesco, visto che il riferimento è sempre Conte? E ricordiamocelo, Conte 1, a capo di un governo populista e sovranista, si è opposto alla dichiarazione di Meseberg nel giugno del 2018, dichiarazione in cui proprio Merkel e Macron proponevano di fare il bilancio dell'Eurozona. Ora abbiamo ancora un Conte che sul MES è ambiguo, che deve rispondere ai 5 Stelle, con un problema elettoralistico con Salvini. Quindi come la mettiamo? Che tipo di credibilità abbiamo? Lascio con queste due, diciamo, con questi due sospesi e passo il testimone a Benedetto Della Vedova. Ma grazie mille Ilaria per questa introduzione. In effetti noi pensavamo di mettere il pepe a questa discussione con la presenza di Tobias Spiller, editorialista tedesco che probabilmente molti conoscono, ma alla fine abbiamo avuto un problema tecnologico per il collegamento. Tu hai posto le questioni. Io credo, e questo è l'intento di questa chiacchierata che a questo punto facciamo con Carlo Cottarelli, che anch'io ringrazio per aver accettato questo invito. Carlo Cottarelli, che è in fondo al suo curriculum, ha anche la presenza nel Comitato Scientifico di Più Europa. Perché credo che noi dobbiamo porci un tema. Allora, l'accordo franco-tedesco è una proposta alla Commissione europea, presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen, la quale Commissione europea dovrà proporre a tutti gli stati un schema di funzionamento e di finanziamento del Recovery Fund.
lo strumento specificamente da utilizzare per la ripresa, per il sostegno alla ripresa. Tutta la discussione in Italia poi è stata travolta da questa polemica stupida sul MES, che purtroppo il Presidente del Consiglio prosegue in modo totalmente insensato. Conte ha ancora detto oggi che si era ancora presa col MES oggi. Probabilmente si è spaventato perché un primo paese, per quanto piccolo, Cipro, ha già fatto richiesta dei fondi del MES. Quindi da oggi tutti sanno che i fondi del MES non li si possono chiedere. Però accanto al MES, accanto al SURE, che è diventato definitivo in questi giorni, e giustamente il commissario Gentiloni l'ha rivendicato, rivendicando anche la primigenia proposta del ministro Padoan, governo italiano, è un tema che si discute da tempo, cioè uno schema di aiuto ai disoccupati europei. Il SURE servirà a quello. La BEI saranno 200 miliardi per finanziamenti alle imprese, in particolare piccole e medie, e poi si è sempre detto, oltre a questi tre strumenti, che cubano 540 miliardi di prestiti agevolatissimi a disposizione, dopodiché ci sarà il recovery fund, un bazooka, cioè comunque uno strumento nuovo, o comunque con finanziamenti straordinari, per intervenire, così dice la proposta franco-tedesca, per intervenire nei paesi e nei settori più colpiti dall'epidemia. Fin dall'inizio la discussione si è incentrata su tre parole d'ordine, no? Loans, cioè prestiti, grants, cioè doni, trasferimenti, e condizionalità. E il mix tra grant e loans, cioè tra doni, mettiamoli così, e prestiti. Allora, Macron e la Merkel hanno tagliato la testa al toro, hanno detto 500 miliardi di trasferimenti. Quello su cui noi dobbiamo discutere oggi, anche per affrontare il tema politico che tu hai posto nella seconda delle due, diciamo, domande e considerazioni, cioè come si arriverà a negoziare sulla proposta della Commissione, che dovrà tener conto della proposta dei due paesi, che insieme fanno già una proposta dei due paesi principali. Ecco, io vorrei che dalla discussione di oggi uscisse chiaro un messaggio agli italiani politici e non, che anche qualora questi 500 miliardi fossero di trasferimenti, anche qualora diventassero 1000 miliardi di trasferimenti, e noi saremmo felici, non è che saranno assegni che partono da Bruxelles e arrivano al tesoro, cioè non sarà un modo per così, avere risorse che gli altri trasferiscono soldi, sarà una cosa molto più seria, saranno piani di investimento decisi in un quadro complessivo di recovery, di ripresa dei paesi, e quindi saranno trasferimenti fatti in un contesto in cui ci si mette d'accordo su come spenderli, in quali settori, e uso le parole del documento franco-tedesco, questo sostegno alla ripresa integra gli sforzi nazionali e il pacchetto concordato dall'Eurogruppo MES, SURE e BEI, e si baserà su un chiaro impegno degli Stati membri a favore di politiche economiche sane e di un'ambiziosa agenda di riforme. Quindi anche questo documento, che prevede trasferimenti, non prestiti, ovviamente li prevede in un contesto di riforme, perché altrimenti i soldi da soli non basteranno alla ripresa. Chiudo, passando la parola a Carlo Cottarelli. In questa proposta, che speriamo venga raccolta anche in questa parte dalla Commissione e concordata a livello degli Stati nel Consiglio europeo,
si inseriscono due elementi molto positivi dal punto di vista più europeista. Un aumento delle risorse proprie, cioè si specifica, e per la Germania questo è un passaggio significativo, si specifica che su due filoni principali, uso i termini sbagliati, carbon tax e web tax, cioè carbon pricing, la tassazione dell'inquinamento anche all'importazione, e sui giganti del web, l'Europa potrà intervenire con misure fiscali di raccolta di fondi. E altro elemento molto positivo in chiave più europeista, questi fondi verranno utilizzati nel bilancio europeo per emettere dei titoli, dei bond, dei recovery bond, chiamiamoli come vogliamo, per aumentare la possibilità di intervento. Questi sono tutti aspetti positivissimi che mi auguro rimangano e possibilmente vengano rilanciati, con questa considerazione. Quale che sarà lo strumento, per esempio il bilancio, c'è un nuovo bilancio varato nel 2019, un nuovo strumento, il bilancio per la competitività e la coesione dell'area euro, tutto questo verrà insieme a un concordato piano di riforme. Carlo, devi togliere il mute. Mi sentite adesso? L'avete tolto voi? Sì. Benissimo. Allora, grazie di avermi invitato qui. Il tema è ancora molto... È un moving target, come si dice in inglese. Tante cose stanno succedendo, vedremo che cosa sarà questa proposta che il 27 maggio la Commissione dovrà fare. Ricordiamo che si tratta appunto ancora quello che è stato concordato, è un concordato tra due paesi, per quanto importante, quindi ancora molto incerto. Io credo sia stato, prima di tutto partiamo un po' più indietro, credo che dal punto di vista finanziario sia importante che ci siano altri fondi che vanno a integrare quelli del MES, dello SURE e i fondi della BEI e quelli della Banca Centrale Europea. Li tengo distinti tra forme che coinvolgono l'intervento, che coinvolgono la BCE, che comportano stampare moneta rispetto alle altre cose che comportano prendere a prestito soldi. Proprio per non lasciare, come ha più volte detto Draghi, e la Banca Centrale Europea come la sola istituzione che sopporta il peso di combattere la crisi, credo sia importante che effettivamente ci siano contributi che vengono, ulteriori contributi che vengono dall'Unione Europea. 500 miliardi sono tanti rispetto agli standard di un tempo, sono tantissimi rispetto agli standard di un tempo, forse un po' meno di quello che ci si aspettava, perché Ursula von der Leyen aveva parlato di uno strumento che comportava non miliardi ma migliaia di miliardi. Poi bisogna vedere anche come queste somme saranno distribuite nel tempo, stiamo parlando del primo anno, del secondo, dei primi due anni. Il bilancio pluriennale appunto dura 7 anni, se fossero 500 miliardi distribuiti su 7 anni non sarebbe poi tantissimi soldi. Quello è un altro elemento che deve essere chiarito. Potrebbero anche essere integrati da soldi che non sono più trasferimenti ma che sono prestiti. Tutto rimane ancora da definire. È stato però importante, credo, che due importanti paesi abbiano esplicitamente indicato che si vuole integrare, aumentare il bilancio europeo per un importo non trascurabile. Certo, non si arriva neanche vicino alla dimensione di quello che dovrebbe essere un bilancio dell'Unione Europea di dimensioni sufficientemente ampie da togliere proprio il peso, tutto il peso alla politica monetaria. Lì ci dovrebbe essere un intervento dell'ordine del 7, 8, 10% del PIL. Però insomma è un buon cambiamento rispetto al passato. Questi soldi andranno ai paesi come trasferimento. Allora chiariamo prima di tutto una cosa
Qual è la differenza rispetto a un prestito? Il prestito, io do 100 al paese, il paese deve restituire 100 più interessi. Qui si dà 100 al paese, il paese comunque qualcosa dovrà trasferire all'Unione Europea, perché l'Unione Europea, non avendo capacità, possibilità di aumentare a discrezione le proprie entrate tramite un aumento delle tasse, come farebbe uno Stato, come farebbe un bilancio federale, per ripagare il prestito deve contare sui trasferimenti fatti dai paesi al bilancio dell'Unione Europea nei prossimi anni, quindi comunque ci sarebbe un flusso di ritorno. Non è che ricevono soldi e è finito, no, ci sarebbe comunque un flusso di ritorno dai paesi al centro nei prossimi anni per il periodo di ripagamento del prestito, 20-30 anni. Questi trasferimenti, questo flusso di ritorno non sarebbe però strettamente legato ai soldi che si ricevono. Questa è la differenza rispetto al prestito. Il prestito restituisce quello che hai ricevuto, qui contribuisce al bilancio dell'Unione Europea, presumibilmente sulla base della dimensione del tuo PIL, della dimensione della tua economia rispetto alle altre. Comunque un flusso di ritorno ci sarebbe. La cosa che rimane appunto da chiarire è: ma questi soldi vengono utilizzati per cosa? Questo finora non si era molto parlato di questo aspetto e adesso si comincia a parlare. Il principio generale che io ho sempre sostenuto è che un'operazione di questo genere ha senso soltanto se vale un principio, cioè si prendono soldi a prestito insieme, si decide insieme come utilizzarli. Per questo non c'è una mutualizzazione, si mutualizza quello che si è deciso individualmente, non soltanto il debito vecchio, che secondo me non sarà mai mutualizzato, ma anche il debito nuovo che è generato da decisioni idiosincratiche, individuali dei singoli paesi, questo non dovrebbe essere mutualizzato. Ben diversa è la cosa se si prendono a prestito soldi insieme e si decide insieme come utilizzarli. Ora, questo si decide insieme come utilizzarli, per ora non è stato discusso. E questi accenni a promuovere riforme sono il primo tentativo di dire appunto come si utilizzeranno questi soldi. Altra cosa molto importante è qual è il meccanismo per cui una decisione comune su come si utilizzano questi soldi si trasformerà in qualche modo vincoli per i paesi che vogliono utilizzare questi soldi. Perché un conto è dire decidiamo di usare questi soldi per iniziative che sono comunque europee, un progetto infrastrutturale europeo, ci facciamo ferrovie che vanno avanti e indietro in tutta Europa. Allora lì si decide effettivamente insieme. Ma se sono cose che comunque comportano una implementazione da parte dei singoli paesi, allora si apre la questione di come mi assicuro che quei soldi vengano utilizzati esattamente in questo modo. Per questo io ho sempre detto, guardate, tra queste forme, il recovery bond e il MES, come viene presentato adesso, anche lì non è una differenza enorme, nel senso che nel MES prendi i soldi a prestito in comune e poi dici te li do, però li usi per la sanità, c'è questo vincolo. E in qualche modo ci deve essere qualche vincolo di questo genere anche per i soldi presi a prestito con recovery fund. Ma come si trasformerà questo meccanismo è piuttosto complicato. Non può diventare una cosa tipo una condizionalità. Prendi questi soldi, però fai certe riforme, nel senso che diventa molto difficile andare. Guardate, io ho passato tanti anni al Fondo Monetario. La condizionalità strutturale, cioè per fare riforme di un certo tipo, è complicata. Perché mentre con la condizionalità, diciamo, tradizionale, quella sul deficit e sul debito, è abbastanza facile andare a misurare se tu hai raggiunto o no un obiettivo, il deficit è sceso a un certo livello, il debito è sceso, per la condizionalità strutturale fai una certa riforma. Andare a definire in maniera specifica quali sono i passi delle riforme che sono rilevanti è molto molto complicato. Quindi io non lo so come sarà risolta questa questione. Se hanno in mente riforme, per esempio, immaginiamo quali potrebbero essere, vi diamo questi soldi a supporto di una semplificazione burocratica. Vai a definire la semplificazione burocratica, come la misuri, come fissi certi benchmark, come fissi qualcosa di questo genere.
diventa un'altra cosa, si dice facciamo, usiamo questi soldi per un progetto di investimenti, devi costruire queste cose, eccetera. Allora diventa molto più simile al meccanismo del MEC, devi spenderle per certe cose. Quindi è tutto da definire, tutto questo meccanismo. In linea generale, il fatto che questi soldi vengano erogati perché siano usati per buoni scopi, questo credo sia la cosa fondamentale, che è pure, come dire, decidiamo insieme per cosa si usano questi soldi. Sono davvero curioso di vedere quello che proporrà la Commissione europea il 27 maggio, perché è un insieme di proposte, è un insieme di questioni che non sono facili da risolvere. Certo. Scusa Ilaria, prima di restituire la parola. Infatti il tema, siccome noi ci interessiamo del piano alto, cioè il fatto che si condividano risorse che vengano spese, hai fatto benissimo a ricordarci che se l'Europa si indebita e mette titoli, li metterà a tassi molto bassi finché ci sta dentro la Germania come player principale. Però poi negli anni successivi anche l'Italia, che è il terzo partner, pagherà degli interessi. Questo diciamolo, perché sennò qualcuno fra un po' comincerà anche a dirci: ah, ma poi gli interessi sugli eurobond dobbiamo pagarli anche noi. È un pezzettino, sì. Ovviamente, per come sarà disegnato il recovery fund, anche secondo la proposta franco-tedesca, i soldi dovranno essere investiti soprattutto nei settori e nei paesi più colpiti, e quindi ci sarà un beneficio. Bisogna capire qual è lo strumento. Per esempio, si è capito che uno strumento potrebbe essere, l'Europa è fatta di acronimi, non il MES, non il SURE, non la BEI, ma il BIC con due C, lo strumento di bilancio per la competitività e la crescita, che è uno strumento di bilancio definito negli ultimi due anni per l'area euro, che potrebbe essere utilizzato anche per i paesi non dell'area euro. E anche quello è uno strumento disegnato per avere un cofinanziamento, cioè io investo ma anche il paese deve investire un po'. Questo cofinanziamento può non esserci in casi eccezionali, e anche qui sono finanziamenti, investimenti che devono accompagnare riforme per la crescita. Non so se sarà questo. Ieri, anzi in questi giorni, nella Commissione europea è stata definita una nuova direzione generale per le riforme strutturali, a capo della quale è stata messa Mario Nava, persona di grande qualità che era presidente della Consob, poi ebbe una questione col governo Conte 1 e tornò in Europa. Quindi è evidente che lo sforzo per la ripresa non potrà essere seguire i soldi che arriveranno, non avranno il destino dei 55 miliardi del decreto rilancio, cioè trasferimenti importanti, in moltissimi casi necessari, ma che non si riverbereranno in modo positivo su un'accresciuta competitività dell'Italia nei settori. Quindi dal mio punto di vista è ancora più positivo, non è che sono soldi che ti danno e tu li spendi come vuoi tu. Come diceva Carlo Cottarelli, sono risorse comuni che si spendono assieme. Il vantaggio per l'Italia è che oggi noi ne abbiamo più bisogno, e il principio di solidarietà che c'è dentro, insito nella dimensione europea, farà sì che una quota importante di queste risorse verranno spese in Italia, in modo però strategico rivolto all'aumento della produttività e della crescita, che è quello che a noi serve. Noi fino ad oggi in Italia si discute di trasferimenti ma non di investimenti. Però se io vedo questa cosa come fattibile, appunto, se si tratta più che di riforme, di investimenti, allora lì la cosa è facilmente misurabile. Ti do questi soldi, vogliamo vedere il ponte che sia costruito, come per la spesa sanitaria. Ti diamo questi soldi, il MES sanitario, però poi vogliamo andare a vedere se c'è costruito un ospedale. Su cose tipo sostenere un piano di riforme,
allora diventa molto simile a una condizionalità strutturale, appunto come viene fatto in alcuni programmi del Fondo Monetario o della Banca Mondiale. No, io credo che quello sarebbe molto più difficile da fare. Se invece sono, diamo questi soldi per investimenti, la cosa è molto più, e non dico sia preferibile o meno, dico soltanto che è molto più facilmente eseguibile. È misurabile forse. Perché poi siccome tutto si mischierà operativamente con la Commissione, noi dobbiamo presentare l'annuale piano di riforme, magari ci diranno, beh, nel frattempo vi aiutiamo con gli investimenti, però le riforme promesse... Cioè, voglio dire, mi spiego... No, come si materializza questo? C'è un contratto in cui si dice i soldi arrivano, voi dovete fare questa cosa... È tutto da creare questo meccanismo. Diciamo che ci sa, come minimo, adesso non c'è Tobias Spiller, ma come minimo a un certo punto ci si dirà noi investiamo, quanto hanno detto, 100 miliardi di questi 500 potrebbero arrivare in Italia. Ecco, non è che poi ci ritroviamo che nel prossimo budget anziché quota 100 c'è quota 98, cioè che... Sì, sì. Però allora diventa simile a un programma, è un programma con condizionalità, e allora si apre tutto il mondo, poi cominceranno gli attacchi, a vedete che allora abbiamo la troica in casa, cioè è molto, diventa, io non, guardate sinceramente, sarà molto dura quella di dire usiamo questi soldi per questo scopo, poi fra l'altro come dico la condizionalità strutturale è molto difficile da monitorare. Io spero sinceramente che questi soldi siano, le proposte siano quelle di dire facciamoci riforme, cioè facciamoci investimenti. La questione sì, è... i fondi strutturali, insomma, dici. Eh sì, come i fondi strutturali. C'è già un'esperienza su come fare, altrimenti si apre un insieme di problematiche che diventano davvero complicate da trattare. Certo, se fossero i 200 cantieri... Allora, son cose monitorabili, sono comunque trasferimenti, sono comunque, poi magari fai uno screening, sono investimenti che servono alla produttività del paese, potrebbe essere un meccanismo di questo tipo. Comunque vorrei vedere, sono curioso, come dico, di vedere con che proposte viene fuori la Commissione il 27. Sì, in effetti in attesa che appunto poi queste incertezze si risolvano e in qualche modo abbiamo più punti di riferimento per commentare dopo il 27. Volevo sapere intanto da Carlo Cottarelli se non condividesse questo pensiero che in ogni caso i cambiamenti e i passi fatti dall'Unione Europea nelle ultime due settimane sono tali e tanti da configurare un vero e proprio cambio di paradigma. Non so se anche lei è d'accordo. E c'è da sperare che se ne convincano anche quelli sciagurati, direi, che invocano ora un'Europa più forte quando fino a ieri lavoravano per distruggere tutto. E fatto questa premessa, una domanda che mi incuriosisce sapere da lei, tra tutte le diverse misure che l'Europa ha adottato finora, no? Prestiti BCE, BEI, SURE, il probabile recovery fund, se servisse per esempio per gli investimenti, come ha spiegato lei, quale le sembra più utile proprio sulla carta? Cosa sta facendo l'Italia mentre accumula un debito sempre più elevato, con un rapporto debito-PIL del 155%? Cioè sta facendo come ha fatto con il virus, che aspettando che passi, cioè diamo i soldi a tutti e buonanotte al secchio? Cosa sta facendo l'Italia nelle more del varo di queste misure? Beh, dunque, il cambiamento di paradigma, rispetto a quello che era successo 10 anni fa, sì, è un cambiamento enorme questo. Il modo di gestire la crisi adesso, c'è molta più Europa, molto, molto più Europa di quanto ci fosse 10 anni fa. Pensiamo al famoso incontro di Deauville in cui Merkel e Sarkozy dissero fondamentalmente i paesi europei che stanno in difficoltà devono ristrutturare il debito, e chi si è visto e basta. Questo è un cambiamento effettivamente enorme. Lo strumento più efficace, senz'altro, è l'intervento al momento della Banca Centrale Europea. Questo è quello che sta tenendo buoni i mercati, anche perché le altre cose sono tutte cose potenziali, più piccole.
E qui la Banca Centrale Europea quest'anno comprerà titoli per tutta l'area di 1.050 miliardi, anche soltanto quantitativamente è la cosa più grossa. E su quello che nel frattempo fa l'Italia, beh, quello che dovrebbe fare l'Italia lo sappiamo, e non c'è dubbio che adesso è necessario intervenire con strumenti, con sostegno alle famiglie, alle imprese, in parte anche a fondo perduto. Credo che poi sarà importante mandare avanti investimenti pubblici, quello che bisognerebbe fare, e a parole lo si dice che si farà, e sono appunto quelle riforme che credo siano difficilmente monitorabili dall'esterno. Qui ci vuole davvero quella che al fondo monetario si chiamava ownership delle riforme. Le fai non perché ti sono imposte, ma perché vuoi fare. Perché riforme del tipo riduciamo la burocrazia, semplifichiamo il sistema, rendiamo la pubblica amministrazione più rapida nel decidere, rendiamo la giustizia più rapida nel decidere, civile, penale, amministrativa, quelle sono tutte cose che sono fondamentali, che possono essere fatte davvero soltanto se c'è la volontà di farlo. E queste sono la cosa che è ancora mancata in maniera enorme, in maniera macroscopica, e basta guardare il documento, il decreto legge che è stato fatto, quello appunto sul rilancio, per capire che è un documento ancora estremamente burocratico che non semplifica niente, ma non soltanto non semplifica, ma diciamo, i nuovi provvedimenti seguono l'approccio seguito in passato, molto complicato. Adesso anche oggi Conte ha ribadito che è necessario, è una priorità senza di cui non si va da nessuna parte se non si semplifica il sistema. Va bene, speriamo. Speriamo, ma si tratta di semplificare da due punti di vista e sono tutte e due importanti. Uno è quello della riduzione del numero di norme, moduli da compilare, eccetera, eccetera. E l'altro è quello di rendere più veloce il processo decisionale nella pubblica amministrazione. E sono due cose collegate, ma non sono la stessa cosa. Si deve agire urgentemente su tutti e due i piani e è fondamentale la giustizia. Giustizia anche penale, perché fenomeni che noi cerchiamo di arginare, che potremmo arginare tramite strumenti, diciamo, punitivi, per esempio la corruzione, la lotta alla corruzione, ma diventano poco credibili se poi è una giustizia che non riesce a operare in tempi brevi. Quindi è assolutamente necessario che in questi tre campi, civile, penale e amministrativo, si facciano dei progressi non al margine. Noi dobbiamo portarci ai livelli di efficienza in termini di decisioni della Germania, dove i processi civili durano un quarto che in Italia. Io volevo chiedere una cosa, scusa, a Carlo Cottarelli, perché Conte, io sono, Cottarelli no, è il mio presidente del Consiglio prossimo, che spero di sostenere, ma io non sono un fan di Conte. E trovo anche che per un Presidente del Consiglio che sta lì da 2 anni e 2 anni ininterrottamente a Palazzo Chigi è un'esperienza che pochissimi politici, leader politici italiani hanno avuto. C'è stato Berlusconi, Prodi forse ha fatto un periodo un po' più di 2 anni. Renzi, Craxi, di fila più di 2 anni, insomma, non sono tantissimi che sono stati a Palazzo Chigi per 2 anni. Lui continua a parlare del futuro, dice, ma perché non l'hai fatto prima? Vabbè, ma da parte questo, però io vorrei chiederti di intervenire su una cosa. Allora, Conte ha appena fatto una dichiarazione. Io oggi, siccome lui è intervenuto in Parlamento, ha detto serviranno risorse ingenti, è un problema aprire le scuole a settembre. E io gli ho detto servono tantissime risorse, quello è un investimento per il futuro. Stiamo attenti che chi ha figli adolescenti sa che insomma questo secondo quadrimestre, anche nei licei ben organizzati con la didattica a distanza, ha significato perdere per chi fa liceo, gli istituti tecnico-professionali ancora di più, eccetera, significa aver perso un pezzo importante della formazione. Coi miracoli che hanno fatto i docenti,
e quindi bisogna essere sicuri che un altro anno le scuole aprano in sicurezza e che se mai dovessero richiudere, devono richiudere essendo in grado di passare alla didattica a distanza uguale per tutti, anche per quegli studenti che non hanno la banda larga e se hanno due fratelli a casa, non sto facendo demagogia, è un caso classico, hanno due fratelli a casa, devono essere in tre con tre device in grado di fare lezione. E ho detto a Conte, questi sono costi indiretti dell'epidemia. Sono certo che il MES non ti contesterà di fare un investimento di 5-10 miliardi sulla scuola italiana per metterla in sicurezza, per consentire di fare i tamponi dovuti a tutto il personale docente, non docente, eccetera, eccetera, per sanificare. E lui ha risposto, non a me direttamente, ma con questa dichiarazione. Io infatti voglio arrivare a formulare una proposta di utilizzo del MES per aprire le scuole fra 3 mesi. E lui ha detto che il MES è un prestito e andrebbe restituito. Cioè insiste su questa cosa. Il MES non è un mio obiettivo e non l'è mai stato anche per la consistenza, 36 miliardi. Il recovery fund sono 100 miliardi che arriverebbero. Però insiste su questa cosa, ma lo dobbiamo restituire. Allora, e questo vorrei una considerazione di Carlo Bottarelli, cioè quest'idea che invece dall'Europa ci devono arrivare soldi gratis, come hai detto tu, anche il recovery fund conterrà un pezzo di indebitamento che dovremo pagare noi. Quindi qual è? Anche Conte sta dicendo, peraltro una dichiarazione così, se io fossi l'ambasciatore olandese, caro Rutte, questo vuole soldi gratis, vuole che tu glieli regali per farne quello che vuole. È molto sbagliata una dichiarazione del genere, perché i casi sono due. O non si vuole spiegare che comunque pasti gratis non ce ne sono, oppure che quando tu hai emesso il BTP Italia strombazzato, giustamente perché sono stati venduti tutti i titoli, ma con un tasso di interesse, credo dell'1,5 adesso, e tu dici, quello è un prestito. Allora, è un prestito molto più oneroso del MES. Quindi o pensi che i soldi ce li regali qualcuno, oppure pensi, retropensiero fin troppo sofisticato, ma potrebbe essere, che i titoli che oggi emetti non li restituirai più, perché altrimenti anche... No, perché li ho comprati anch'io. No, io credo sinceramente che Conte sappia benissimo questo, è semplicemente un enorme problema politico di comunicazione e quindi sta cercando di utilizzare qualunque argomento perché sa che una buona parte del Movimento 5 Stelle non gli andrebbe dietro. Non credo che lui pensi davvero, non capisca davvero che un prestito a tasso molto basso è comunque un enorme vantaggio, quando poi la scadenza è solo 10 anni. Credo che lo capisca, ma ha un problema di così politico a questo punto. Il Movimento 5 Stelle, come pure la Lega, aveva già cominciato ad attaccare il MES, era già diventato l'obiettivo prima ancora che ci fosse la pandemia, semplicemente perché si doveva fare la riforma del MES e ci sarebbe stato una maggiore enfasi sul processo di valutazione della sostenibilità del debito e così via. E una volta lanciati su quella strada, poi non potevano più tornare indietro, basta. E adesso, mentre la Lega può continuare tranquillamente su questa strada, il problema di Conte è che è al governo e le 5 Stelle sono un partito di governo e quindi deve trovare, non sa come andarne fuori. Però non credo sia un problema di sostanza, è un problema di presentazione a questo punto. Però è il messaggio che dai, no? Che tu non vuoi il MES perché è un prestito, quindi vuol dire che ci sono soldi che ti arrivano che non sono un prestito. A un certo punto c'è stato anche in un tweet di Salvini, che non credo abbia scritto lui, perché immagino che gli abbia scritto qualcuno comunque, che dice il MES non va bene perché è un furto. È un furto perché i soldi li devi restituire. Allora tutte le volte che vai in banca poi denunci la banca perché vuole avere indietro i tuoi soldi. E appunto è la logica che i soldi ti sono dovuti, se non te li danno e li vuoi indietro è un furto.
Beh, e quindi è una cosa così di presenti politici, cioè politica nel modo di propaganda, nel modo più negativo del termine. Perché tu hai sottoscritto i BTP Italia, te li pagano molto più che se tu fossi il signor Mess, perché certo, è molto costoso questo prestito. Tu sei stato molto gentile, ma anche a te dovranno restituire. Sì, i soldi. Ma quello del MES, poi alcuni dicono è questo, l'altro dicono no, prima o poi ci sarà la condizionalità, altri ci dicono ma ci dovranno fare la valutazione di sostenibilità del debito e ce l'hanno già fatta, fra l'altro. Si tirano fuori l'ultima storia, è la questione della seniority, il fatto che i prestiti del MES hanno seniority, allora tutto il resto diventerà più costoso. Figurati, 36 miliardi che muovono tutto il resto, che sono 2.500 miliardi, figuriamoci. Ecco, ma a proposito, domanda veramente non credo che sia vero sta cosa. Domanda delle 100 pistole, poi lascio l'ultima domanda, Ilaria. Ma tutta sta montagna di debito pubblico che aumenta e che fra un altro anno si avvicinerà, temo, più al 200 che al 100% del PIL? Sì, soltanto che per ora è acquistato interamente dalla BCE, cioè tutto l'aumento del debito è nei confronti della Banca Centrale Europea, cioè della Banca d'Italia. Se per esigenze di politica monetaria la Banca d'Italia e la BCE continueranno a detenere nel proprio portafoglio, nel proprio bilancio, questi titoli, è come se non ci fosse stato un aumento del debito pubblico. A fronte di questi titoli è stata creata moneta. Vedo la cosa adesso dall'altra parte. Finché il settore bancario italiano è disposto a detenere una grande quantità di liquidità senza farci niente, tutto è sostenibile, non ci sarà un impatto sull'inflazione, perché questo è quello che succede, aumenta il debito detenuto dalla Banca d'Italia, aumenta le passività della Banca d'Italia che sono monete in circolazione. Questa moneta finisce nelle banche, per qualche motivo le banche attualmente si capisce, non c'è domanda di prestito, ma anche in passato non hanno utilizzato tutti questi soldi che erano stati creati. Nel momento in cui le banche cominciano a prestare in maniera massiccia, l'economia accelera, l'inflazione va su, allora c'è un problema, perché a questo punto la Banca Centrale Europea dovrebbe in linea di principio fare il contrario di quello che ha fatto adesso. Quello che sta facendo adesso è comprare titoli di Stato perché l'inflazione è bassa, ma se l'inflazione è su allora dovrà vendere titoli di Stato sul mercato, e allora sì, a quel punto lì che vedremo il peso del debito pubblico italiano. Altrimenti la maggior parte dell'aumento del debito quest'anno è detenuto dalla Banca Centrale Europea e se ne sta lì. Certo, però il debito pubblico che aumenta comunque, anche in un regime di tassi bassi come quelli attuali, determina un aumento della spesa pubblica, diciamo, in media. No, guarda, neanche quello, perché gli interessi che noi paghiamo alla Banca d'Italia, ci vengono restituiti l'anno dopo. Il signoraggio, questo è il signoraggio, la bellezza del signoraggio. Bisogna vedere quanto questo può andare avanti. Questo è il punto di domanda. E quindi tu ci stai dicendo che tutto questo aumento di debito finisce tutto in pancia fino a 170 miliardi quest'anno. Se il deficit pubblico sale, aumenta più oltre i 170 miliardi, quindi oltre il 10% del PIL, allora questo è il collocamento che deve essere fatto sul mercato, altrimenti tutto l'aumento è comprato dalla Banca d'Italia sulla base degli annunci attuali. Okay, la questione è che cosa succede dopo. Abbiamo pochissimi minuti prima di liberare Carlo Cottarelli. Ci sono arrivate diverse domande dalla rete, ne scelgo due. Ne abbiamo selezionate almeno due. Minuti. Due minuti. Ok, la prima la sintetizzo, arriva da Costanza Hermanin, la vice segretaria di Più Europa, che dice: ieri è stata lanciata davanti al Parlamento Europeo un'iniziativa volta a mettere in luce che il fatto che la crisi sanitaria ha colpito soprattutto le donne. Lavoro di cura non pagato, perdita dell'impiego nei settori più toccati dalla crisi, stipendi più bassi che portano alla rinuncia del lavoro. L'iniziativa chiede che l'Europa possa destinare la metà del piano di rilancio a misure economiche con un impatto favorevole alla parità di genere, con lo slogan Half of It. Da economista, lei pensa che questa iniziativa esageri, cioè
Oppure è vero che l'impatto di genere della crisi è fortissimo e rischi di tradursi in una pietra, diciamo, sulla ripartenza? Allora, io ho partecipato ieri a un evento organizzato da Valore D proprio per, su questo tema. Adesso non so che cosa specificatamente si avesse in mente quando si dice metà delle risorse, poi bisogna andare a vedere esattamente che, appunto, come si ritiene che certe risorse siano utilizzate a favore della parità di genere. Però non c'è dubbio che questa recessione, soprattutto per le modalità con cui sta avvenendo il distanziamento che è relativo a questa, è tipico di questa crisi, sta colpendo più le donne degli altri settori. Non era così in passato, c'è un lavoro fatto negli Stati Uniti pubblicato qualche settimana fa per dire che in passato le recessioni in realtà colpivano più gli uomini, leggermente di più gli uomini dell'occupazione femminile. Ma il tipo di shock legato appunto al coronavirus è tale da colpire di più probabilmente in termini economici le donne degli uomini. Uno può dire, vabbè, ma a questo punto qualunque attività di recupero delle attività economiche, questo servirà comunque a tutti, e siccome erano penalizzate più le donne, saranno le donne che beneficiano più di un ritorno alla normalità. Sì, però bisogna vedere appunto quali settori si sviluppano. Per esempio, questo studio faceva vedere che il telecommuting, per il lavoro per cui è facile, il telecommuting, la presenza degli uomini è di circa il 75%, mentre per le donne sono del 25%. Quindi è un problema che deve essere considerato da vicino. Io adesso okay. Non ho qui pronta la soluzione, ma perlomeno bisogna riconoscere che c'è un problema. Ok. Peraltro, il tema dell'empowerment femminile, dell'aumento della partecipazione al lavoro femminile, eccetera, per un paese anche come l'Italia, che è sotto standard, sono alcuni degli elementi fondativi degli obiettivi dell'ONU. Ho l'impressione che Carlo Cottarelli debba andare via. Devo scappare proprio adesso. Ci aveva chiesto di essere liberato a meno 5. Rinunciamo all'ultima domanda? Mi dica lei. Sì, non ce la faccio proprio, guardate, scusate, non volevo proprio andare. Va bene. Io no, invece la ringraziamo, la ringrazio anche a nome di Benedetto, grazie della disponibilità e le auguriamo buon lavoro a questo punto. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Ciao. Grazie mille a tutti. Grazie.